Alla domanda chi me lo fa fare, io rispondo sempre: lo faccio per i miei figli, per i miei nipoti e per i tuoi figli e per i suoi nipoti. Questo è il frutto di 6 metri quadrati di un'inseratura sotto la, si può dire, depuratore, preadattamento. E in questo sacco enorme non c'è altro che polisterolo, bottiglie di plastica, guaina di tubi, forse all'interno c'erano del rame, quindi poi se ne sono liberati a mare, non ho capito. E c'è di tutto, insomma. Ora, tra questi rifiuti ci potrà essere una, due, tre gabbiette che sono è volato col vento, una bottiglia di plastica, due massimo, che possono stati che il vento le ha fatti volare da un'imbarcazione, da un motoscafo, ma tutto il resto secondo me è pura strafottenza, negligenza, e quindi questa cosa mi fa paura. Ancora si è convinti che il mare debba essere il contenitore dei nostri rifiuti, e ahimè non è così. Il mare sta soffocando con la nostra continua plastica. Ora, avete visto tutti, c'è stato le forti acquazzoni in tutta Italia. Poi naturalmente dopo il dispiacere delle vittime, perché mi è dispiaciuto veramente per le persone che sono morti per le piogge, penso alla quantità di rifiuti che sono andati a finire nei nostri laghi, nei nostri mari, con i nostri fiumi super inquinati di tutte le nostre città e paesi. Quindi quello che vi dico io è, io purtroppo sono la punta dell'iceberg, perché in confronto a chi sporca siamo veramente pochi chi pulisce. Quindi quello che vi chiedo io è, non sporcate, perché vi assicuro che è più facile non sporcare che pulire, perché io ho fatto più di mezz'ora per pulire, e vi assicuro che non è facile, perché mi tocca scendere in tratti di costa magari non difficili da accedere a piedi. Quindi quello che vi dico io è, non sporcate e non buttate nulla per favore dentro i nostri bei cessi, perché i cotton fioc, assorbenti, finiscono tutti a mare e ce li ritroviamo poi nelle nostre spiagge. Comunque io vi auguro buon appetito, visto l'orario. Io faccio il rientro, lì c'è spiaggia Magaggiale, bellissima giornata, uscita lampo in kayak e niente. Va bene, vi faccio vedere la bellezza del mare. E scusatemi se vi annoio con i miei video della plastica. Ok, buon appetito a tutti. Ah, proprio c'è anche un bidone all'interno del kayak. Poi vedrete i video che ho fatto durante i recuperi, per chi vuole vederli. Buona giornata a tutti da Ciccio Kayak Terrasini. Ciao Maurizio.